Buongiorno, oggi abbiamo una Kia Sport da eseguire il car tablet. Il cliente ha lasciato l'acconto 20 giorni fa. Cosa succede? Ecco qui la macchina. Il car tablet è sbagliato. Adesso vi faccio vedere perché. Questo è il monitor originale. Come vedete, se puoi fare un dettaglio, ha la gestione bocchette dell'aria frontale. Cosa mi è stato spedito? Un car tablet dedicato per Kia Sportage, ma non per questo modello. Come vedete, le bocchette dell'aria, qui la regolazione, sono interne. Quindi quando lo andiamo a montare, il cliente non potrà gestire le bocchette dell'aria. Quindi sono costretto a scusarmi con il cliente che sono 20 giorni che sta aspettando il tablet. Oggi c'era tutto l'entusiasmo per montare un prodotto top di gamma e il fornitore ha sbagliato il prodotto, nonostante che abbiamo mandato l'anno di immatricolazione della macchina e la foto dettagliata del prodotto. Quindi, se faceva un pochino di attenzione, si sarebbe accorto subito che questo prodotto è sbagliato. Quindi io mi devo scusare con il cliente è molto paziente, ha capito l'equivoco che c'è stato, che purtroppo non dipende da noi, però è ovvio che sono io responsabile, quindi la responsabilità me la prendo io. Adesso il cliente fortunatamente ha deciso di aspettare, però questo vi fa capire che contro questi errori purtroppo io non posso fare nulla, perché potremmo molare, modificare, fare un lavoro artigianale, ma non è fattibile perché il lavoro non viene fatto bene. Quindi adesso rimontiamo lo stereo originale e dobbiamo aspettare che il fornitore ci manda un prodotto nuovo, e stiamo parlando di un fornitore che sono 10 anni che fa questo lavoro, però purtroppo basta una distrazione e succede tutto questo. Io come al solito vi ringrazio per la fiducia che avete in noi e sono mortificato.